Parliamoci chiaramente, anzi, siamo obiettivi al 100%. Il culo che ci si è avuto. Ma non tanto per quanto riguarda la nostra partita, perché comunque secondo me il Livorno tutto sommato ha meritato di vincere, nonostante non abbia fatto una grandissimissima partita. Ma per quegli altri risultati, e non quello del Modena, non quello della Salernitana, ma quello del Lanciano. Perché vi dico la verità. Anche se chiaramente, come ho sempre detto, matematicamente la speranza c'è, cioè le possibilità ci sono in teoria, anche se bisogna sempre vedere comunque il risultato delle altre partite, calcisticamente il discorso salvezza, non eventualmente qualificazione playout, per me è quasi impossibile. Perché? Perché comunque se tutto va come deve andare. Se metti caso, io faccio chiaramente qualche calcolino così, se metti caso il Modena che va a Novara perde, per dire, no? Perché Novara secondo me fa di tutto per il discorso playoff, quindi magari Novara, sì, il Modena magari retrocede sì direttamente. Metti caso noi, si fa quella grande partita, no? Con il Lanciano riusciamo a vincere, automaticamente noi sorpassiamo il Lanciano, che il Lanciano secondo me retrocederebbe. Perché? Perché la Salernitana gioca in casa contro il Como, e che la Salernitana gioca in casa contro un Como già retrocesso. Tra l'altro il Como secondo me eventualmente se magari ti può fare un regalo, a te non te lo fa, te la butto lì perché te sei a Livorno, no? Quindi automaticamente gioca addirittura senza proprio zero volle. Quindi la Salernitana secondo me ha, tra virgolette, già 3 punti nel taschino. Quindi diciamo che metti caso, il Modena, vabbè, come è successo, il Modena e Lanciano andrebbero direttamente in Serie C a Lega Pro e ti andresti a fare playout con la Salernitana. Con la Salernitana che è un punto sopra di te e quindi si gioca a casa laggiù. Lì, secondo me, prendi una strina abnorme e retrocedi proprio, oltre al danno, anche la beffa. Ecco, e questo è quanto. Però, ciò nonostante, dato che siamo qua, perché non sperare? Dato che comunque la matematica non ti ha ancora condannato, e chissà se ti dovrà condannare, ecco, perché comunque la palla è tonda e può succedere come sempre di tutto. Può succedere anche con Lanciano, che la prossima in casa la perdi, o addirittura la pareggi, e grazie, arrivederci a tutti, per dire. Insomma. Però, ora, tralasciando tutto sto sapere, l'Osa Bona di questa partita qua, ecco che comunque io guardando un po' su, sai, classici Facebook, Twitter, no, social, insomma. Ho visto che mi fa piacere e questa vittoria, sinceramente, appunto, dal mio punto di vista era inaspettata, perché sinceramente pensavo che la partita di ieri fosse la partita decisiva che ci avrebbe condannato in Lega Pro, perché comunque giocavi ad Ascoli e l'Ascoli, diciamo che la certezza piena della salvezza non ce l'aveva, mi pare adesso ce l'ha se non sbaglio, credo, non lo so, vabbè. Quindi diciamo che l'Asco magari giocava con più voglia, che invece per nostra fortuna noi comunque non abbiamo fatto una brutta partita, seppur non ottima, perché ci sono stati sbagli clamorosi, ma ormai si sa com'è la squadra e quindi è inutile lamentarci, perché eventualmente siamo lì, evidentemente siamo lì, vuol dire che un motivo c'è. E poi l'Asco secondo me mai come il Perugia, cioè non così tanto come il Perugia, proprio diciamo di giocare in maniera molto, molto superficiale, molto semplice, però secondo me l'Ascoli comunque c'è un pochino venuto incontro, perché sì, è vero che quando ha fatto gol, quell'arte addirittura dell'Ascoli che non ci. Cisul, no, boh, insomma lui, non mi ricordo dove siamo, di preciso, però ha fatto gol, si è messo quasi a piangere, o addirittura si è messo a piangere, però a me non mi è sembrato che dal punto di vista di prestazione l'Ascoli abbia fatto tutto per magari vincerla, ecco, ma sembra che comunque ti abbia lasciato parecchi spazi, anche se per la nostra fortuna addirittura soprattutto per quasi tutta la partita, cioè per la maggior parte della partita, ma anche poi soprattutto nel finale hanno giocato con non uno ma ben due uomini in meno, ecco, insomma comunque questo è il discorso che mi sto un po' perdendo, scusate perché voglio dire un'altra cosa e nulla, quindi diciamo che secondo me, come ho detto prima, questa, cioè quella di ieri doveva essere la partita della retrocessione, invece meno male è stata la salvezza della speranza. E ecco cosa volevo dire, mi è risuonato in mente, meno male, perché ho detto ciò, ecco, tutto questo, è perché la cosa buona è che, oltre al punto di vista classifica, punti, bla bla bla, guardando appunto un po' sui social, sembra che tantissima gente abbia ritrovato un po' di entusiasmo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che
lo spero con tutto il cuore, anche se sinceramente sono da quello, uno di quelli che è dalla parte di quelli che criticano il classico tifoso occasionale, però in questi casi vado, diciamo, scusate la volgarità, ma l'ho già detto già all'inizio, sta fare la vita, quindi la ridio, vado in culo a me stesso. Cioè, anche se sono contro, diciamo, i tra virgolette, il tifoso occasionale, per ovvi motivi, eventualmente se allo stadio venerdì, perché se non sbaglio gioca venerdì alle 20:30, lo deve che magari uno non lo sa e si deve organizzare, ma è intenzione di venire, al contrario gioca il classico sabato alle 15, arriva, se non sbaglio, controllate. Spero vivamente che lo stadio, no, che sia strapieno, che strabuzzi, però cioè, quello sarebbe il top, ma non, sinceramente non credo che proprio potremmo arrivare a averci uno stadio del genere, però bisognerebbe vedere lo stadio piano, come sicuramente non lo è stato per quasi quasi tutte le partite del campionato dove stanno in casa, ecco. Perché magari non lo so, poi dà un po' di spinta, di grinta, di morale per le preparare la squadra. Pensa che secondo me che la tifoseria c'è nonostante tutto, anche se io odio che credo che con tutto il rispetto la tifoseria quest'anno, nonostante qualche critica, abbia voluto veramente bene a Livorno, perché per come sono messe le cose, tante squadre, tante tifoserie, ecco, tante squadre l'ho vista arrendersi, cioè nel senso arrendersi proprio con il giusto, a causa del giusto, sinceramente, i coglioni, hanno lasciato la squadra andare così, ecco. Invece Livorno bene o male, anche se sono, diciamo, siamo, anzi sono, perché sono sincero, io vado, allo stadio non vado diciamo, tra virgolette, denominato casino, perché sono più, poi, no, tra virgolette, un po' più, no, giornalista, ci mancherebbe, non mi azzarderei mai a definirmi tale, perché non lo sono assolutamente, sono altri quelli che lo sanno fare, io non sono un po' buona cazzo, però sono un po', diciamo, spettatore che prova ad analizzare, se vuoi definire così, la partita, nel senso, perché poi appunto c'ho da farci questo video commento, tra l'altro, più che magari uno di quelli che va lì boh 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 che si diverte, ecco, io diciamo, mi diverto, ma non quanto loro. Comunque, quando si vince mi diverto, non si perde, c'era coglioni, però penso se no sono il male. Comunque basta parlare di me, di questa savi, tornando alla partita. Ora dato, anzi dato, detto tutte le osine, statistiche, cose, morale, bla bla bla, parliamo un po' della partita di come è andata. La partita, diciamo, che è iniziata, secondo me, in maniera molto tranquilla, con un po' di possesso palla, un po' di occasioni pericolose, tra virgolette, cioè con un po' più di pericolosità da parte dell'Ascoli, pur non facendo, cioè senza fare chissà cosa, ecco. Perché Livorno ha iniziato e ha detto, vai, vesti, cioè è la classica squadra che, come mai, l'ho sempre detto, che cioè, sembra che addirittura si serva da febbraio a marzo, nel senso, perché come giovane è stata una squadra che vuole lottare veramente con il cuore, con la grinta, sino all'ultimo, soprattutto che ci tieni alla salvezza, certo non gioca così. E nonostante Livorno comunque per tutta la partita non abbia giocato con questa cattiveria qua, per nostra fortuna, nel secondo tempo, perché comunque è stato, diciamo, un primo tempo che si è visto l'Ascoli, forse tra virgolette un po' più peloso del Livorno, però è stato un primo tempo abbastanza quasi noioso, ecco. Secondo tempo, per nostra fortuna, nonostante Livorno non abbia cambiato clamorosamente, no, il ritmo di gioco e la voglia di comunque far gol, almeno di provare a far gol, è stato sicuramente più pericoloso. È stato più pericoloso, infatti ciò ci ha permesso di fare la bellezza di totale 3 gol, perché non sapesse, due diciamo su azioni, uno su rigore, rigore che fra l'altro c'era, però di conseguenza l'ha fatto anche prendere un altro, lì bisogna stare attenti perché si è preso comunque per l'ennesima volta un altro gol, diciamo su calcio da fermo, ecco, perché si è preso gol su punizione, classe ribattuta del portiere, perché la difesa, o perlomeno chi è in area, si possa addormenta e ha per culo o per non culo, insomma, hanno permesso che per chi c'era di far prendere gol alla squadra, ecco, perché non hanno marcato a dovere il proprio uomo e niente. Ciononostante, comunque, come ho detto, il Livorno, nonostante non abbia fatto una grandissima partita, secondo me ha sicuramente meritato rispetto all'Ascoli di vincere. E niente, buono perché si è fatto 3 gol, sta che abbia uno come sempre su rigore, però 2 gol incredibilmente su azione è già qualcosa.
E a parer mio, bisognerebbe baciarlo dalla testa ai piedi, da prendere Amu e baciarlo dalla testa ai piedi perché ieri ha fatto una prestazione super di più. Ma non tanto proprio, cioè sì, soprattutto per i gol, ma non solamente per questi, sì. Ha conquistato anche i rigori, ha fatto una buonissima partita. Ultima cosa, che deve essere superficiale, la mia classica sintesi superficiale, e poi cerco di chiudere addirittura anche il commento. Io vorrei prendere a testate Valoti, perché mi ha rotto i coglioni, sinceramente. Perché io quando Livorno prende qualcuno, spero sempre che le dicerie che ci siano siano vere. Io di Valoti, con tutto il rispetto, davvero, io per quello che vedo, critico, tra virgolette, per quello che vedo, cioè, non c'è una volta che ti boia, si è fatto l'acquistone. Cioè, ragazzi, questo ieri sul terzo gol, a posto di tirà, l'ha data Ramu che non se l'aspettava nemmeno, però meno male l'ha stoppato, uscì andavanti e ha fatto gol. Cioè, io vi vorrei far vedere gli highlights. Magari non so se avete già visti, magari capite a cosa mi voglio riferire. Io, boh, l'altra volta il Perugia ha sbagliato lo stop per dire, per una probabile azione molto pericolosa, ha perso il tempo, ha tentato tutta la difesa del Perugia. Poi ieri uguale, ha fatto anche un'altra ossa prima di Vela lì, da quando è entrato, che non me lo ricordo di preciso, che comunque ha fatto perdere il tempo alla squadra. Io boh, io sto Valoti. Ma Baez si è rotto, ma perché non gioca lui piuttosto? Ora non so cosa abbia fatto Baez. Io boh, vabbè. Comunque questa era una cosa che volevo dire su Valoti, che ci tenevo, perché una cosa del genere, soprattutto per un attaccante, cioè l'attaccante dovrebbe, tra virgolette, voler fare gol anche da centrocampo, questo invece era avanti porta, che era porta per metà libera, perché a sinistra sì, c'erano i difensori dell'Ascoli, il portiere era lì già, tra virgolette, forse un po' in terra, poi ci mancava, bastava tirarla un po' verso destra, rago, no, l'ha voluta ridare a Ramu a sinistra, che fra l'altro era anche un po' marcato, boh. Vabbè, comunque, da come ho detto, arriviamo alla conclusione che il video sta durando sempre troppo e non me l'aspetto mai, vorrei farlo un po' più corto. E niente, guardiamo se c'è la possibilità, chiaramente, se avete la possibilità di provare a riuscire a riempire il più possibile lo stadio venerdì, perché secondo me più gente c'è e più magari la squadra può essere carica, ecco. Guardiamo un po' di fare qualcosa. Io chiaramente spero sempre, perché spero sempre che anche voi come me, come tutti quelli lì che veramente hanno a cuore Livorno, spero che nonostante tutto le possibilità di salvezza ci sono, anche perché parliamo seriamente. Come ho sempre detto, se, odio toccandomi, se dovessimo veramente andare alla Lega Pro, che ripeto, è più probabile che noi ci andiamo più che ci salviamo, però meno male, se abbiamo recuperato qualcosa. Che se mi rimanga a gola tutti i punti buttati via fra quello del Perugia, bella Fravercella, l'ultima, bla bla bla. Se dovessimo andare alla Lega Pro, bimba, è un casino, perché secondo me chissà quando mai ritorneremo in Serie B. Se gli standard anche di rifondare una squadra nuova sono questi. Comunque, niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo, che spero possa non essere l'ultimo video di questa serie qua. Via, ciao a tutti.